Un caro saluto agli amanti del vino. Stiamo per degustare un vino rosso valdostano proveniente dai vigneti di Emaville e Villeneuve, certificati dalla Cervin come vigneti da agricoltura eroica. Stiamo parlando del Pequenat Rouge Vallée d'Aoste DOP 2009 prodotto dall'azienda agricola Gerbel Didier. Pequenat in dialetto valdostano significa perché no, e quindi perché non produrre un vino unicamente da vitigni autoctoni. Infatti il Pequenat è prodotto per l'85% dal vitigno Cornalin, poi abbiamo un 10% di Premetta e un 5% di Petit Rouge. Dopo l'assemblaggio il vino viene affinato per 12 mesi in botti di rovere di Slavonia da 15 ettolitri. Ma passiamo alla nostra degustazione. Il nostro Pequenat si presenta abbastanza limpido. Il suo colore è un rosso rubino intenso con dei leggeri riflessi porpora. E possiamo dire di essere di fronte ad un vino consistente. Ma passiamo ora all'esame olfattivo. Al naso si presenta intenso, complesso e di qualità fine. Ha dei profumi molto particolari, sono principalmente fruttati, sentiamo dei frutti neri, in particolare spicca la mora. C'è poi anche un mirtillo, un ribes nero. In realtà c'è anche una fortissima presenza della fragolina di bosco. C'è un profumo molto intenso anche di fico secco, passando poi a dei profumi balsamici, tipici della menta e della salvia. C'è poi un sentore erbaceo che ricorda molto il fogliame. Per finire con una nota molto leggera e speziata di tabacco dolce. Ma passiamo ora all'esame gusto olfattivo. In bocca il Pequenat si presenta secco, caldo e abbastanza morbido. È un vino sicuramente fresco, è poco tannico ed è molto minerale, quindi lo possiamo definire sapido. La sua struttura non è particolarmente corposa, è un vino abbastanza equilibrato, è intenso, è abbastanza persistente ed è di qualità fine. È un vino pronto, è un vino abbastanza armonico e il suo grado alcolico è di 14,5. Si abbina perfettamente con una zuppa di cipolle, ma anche con un agnello scottadito, quindi delle costolette d'agnello impanate, oppure anche con un capretto al forno, meglio se cotto nel camino. La temperatura di servizio è di 18 gradi, mentre il bicchiere più indicato per gustarlo meglio è un calice renano di media ampiezza, proprio come questo. Il costo in enoteca è di 14,50, mentre il punteggio che Divino Sapere assegna a questo vino è di 23 trentesimi. Grazie per la vostra attenzione e alla prossima degustazione!